Dunque, sono Gianluca Spinola, responsabile nella realtà della fondazione che è stata creata nel 95-96 e che è entrata in funzione come residenza e come corsi post-universitari molto tempo dopo, una decina d'anni dopo, che sono stati necessari per la ristrutturazione degli ambienti, partendo dalle facciate, dai tetti, e data l'immensità dei metri che esistono del molto tempo. Finita la ristrutturazione esterna, abbiamo deciso di cercare di realizzare qualche cosa che potesse essere di una certa utilità per i giovani artisti a cui avevamo già pensato prima, e abbiamo strutturato una decina di camere, che fa una ventina di letti, e due più importanti con l'atelier incorporato. E al pian terreno di un locale che precedentemente era una stalla, era la stalla dei cavalli, abbiamo fatto una sala per esposizioni. La sede è rinchiusa in un cortile, in una corte, diciamo che è più elegante, in una corte quadrata costruita verso fra la metà del Settecento e la fine del Settecento dei precedenti proprietari, penso che fossero di qualche ramo di Casa Savoia, che i cui amministratori dell'epoca hanno demolito una casa forte che era vicino a questa corte e hanno usato i mattoni per fare le costruzioni, che sono piuttosto grandi e importanti. Vedendo tutto questo trovo che sono stati geniali, perché pensi cosa sarebbe stato trovarsi oggi con un castello e della terra e non avere la cascina e doverla rifare, che sarebbe veramente una cosa terrificante. Il perché abbiamo deciso di fare questa cosa in questo posto qua è perché il mio desiderio era di portare sul territorio e nel territorio agricolo specialmente dei artisti cittadini che probabilmente non avevano mai visto la terra, non hanno mai visto lavorarla, mentre qua, essendo una tenuta agricola in funzione, potevano essere a contatto con trattori, aratri, campi, eccetera, ed effettivamente sono prodotti e equipaggiamenti che hanno sempre attirato gli artisti, che l'hanno molto sfruttato, sia copiando della roba, sia lavorando con la terra che trovavano. È stato nella realtà abbastanza interessante, cioè il concetto che non avessero mai visto qualche cosa di simile prima era vero, ed è un ambiente che evidentemente può influenzarli molto, e penso che oggi, con la tendenza di fare tutto natura e tutto verde, tutto bio, abbiamo anticipato i tempi di quel tanto che si doveva.